faccio questo sistema moderno, decisamente moderno. E, dal primo look, dal primo impatto che ho visto, ho appena accolto la poesia e probabilmente gli altri proprietari di questa scuola. Piano piano stanno arrivando tutti i nostri compagni di viaggio e ultimamente ovviamente abbiamo fatto anche loro. Dovremmo aspettare il nostro organizzatore. Here we are. Thank you. Yes. Is there something already arranged? Yeah. Okay. Sembra che c'è tutto sotto controllo. I nostri nomi sono là, quindi non si sono dimenticati. Ma sarebbe stato impossibile. Rakyat Dida Ulkan Penta Payan Penta Makan. The problem is, so welcome to Suji. No, it means people first. People first? Performance is number one. Performance. Praticamente quel segnale lì, o quel simbolo lì, è quello del One Malaysia. È un po' di tempo che praticamente qui in Malesia stanno hanno lanciato questa campagna dell'unità. L'unità praticamente è comunitaria, no? Ci sono qui due o tre diverse etnie predominanti, Sarawak, in Borneo, ma anche nella penisola malese. E queste sono praticamente quelle locali che si ritengono un po', non so, i dignatari di questo territorio malese, no? Che sono i malesi, poi c'è una grande comunità di cinesi, poi ci sono gli indiani, i pakistani, e niente, come dicevo, questa campagna del una Malesia è veramente lanciata proprio per farsi queste comunità che a volte conflittuano l'uno con l'altro, siano un po' più coesi e possano portare avanti insomma il benessere comune di questa nazione. Quindi abbiamo provato anche un... Ok. You passed us. We waited 10 minutes after you passed us. Niente, bellissimo, quando siamo arrivati? Noi siamo arrivati al tredicesimo piano, stanza 12, e quando siamo usciti dall'elevatore, dall'ascensore, boom, questa immagine è incredibile. L'immagine quella potrebbe essere un altro giorno con un po' di chiarezza lì vicino all'orizzonte. Questo è il fiume che costeggia la città di Cebu, appunto siamo a Cebu, RH Hotel and RH Hotel. È bello, bello. Sono veramente curioso di vedere domani quello che si vede da qui, in lontananza. Vabbè, ma andiamo a rivisitarci un po' e vedere come si vede anche in questa stanza. 13-12. Executive floor. 13-12. Siamo appena entrati nella stanza 13-12, al tredicesimo piano, quindi appena adesso entrati in questo momento, siamo un po' sconvolti, però quindi niente, siamo arrivati qui, un bellissimo hotel, RH Hotel, vedete anche nel video, RH. Certo, ad essere bello è bello, mi immagino pure che il panorama sarà, come dico in inglese, breathtaking. Ovvero mozzafiato, bellissimo, guardate qui, bello, c'è praticamente un orizzonte a perdita d'occhio,
La cittadina è abbastanza viva, vedo un po' di traffico pure. Va bene, va, ma adesso ci andiamo a prendere i nostri... C'è anche una chiesa cattolica cristiana là, La croce cattolica, probabilmente questo è il cattolicesimo portato, il cristianesimo portato dai cinesi, perché gran parte di queste chiese cristiane sono prente per il culto, insomma, sono prente praticate dalla comunità cinese di qui, in Malesia un po' ovunque. Va bene, va, lì c'è un'altra chiesa, abbiamo anche passato una torre, una pagoda cinese appunto, e niente, va bene, va, andiamo. Andiamo a prendere i nostri bagagli. Siamo giù nel bus che ci ha portato qui e poi vi racconterò il resto. Ciao ciao dall'RH Hotel in Sibiu.